Misca Ruggeri, il nuovo presidente del Teatro Stabile d'Abruzzo, è stato presentato questa mattina a Palazzo Silone dal presidente della regione Marco Marsile e dall'assessore alla cultura Arsilia Lancia. Lo ha nominato la giunta regionale nei giorni scorsi su proposta dell'assessore alla cultura Roberto Santangelo. Misca Ruggeri ha 52 anni, originario dell'Aquila, è laureato alla Sapienza di Roma, prima in lettere classiche e poi in filosofia. Giornalista dal 1997, si occupa prevalentemente di cultura, sport e viaggi per Rai TG2. In passato ha lavorato come giornalista televisivo al TGR Rai Abruzzo ed è stato redattore culturale al quotidiano Libero. È anche autore di diversi libri. Un obiettivo fondamentale per i prossimi 4 anni sarà abbassare l'età media degli spettatori a teatro, perché insomma i giovani si devono staccare dagli smartphone, da tutti questi congegni elettronici, dal mondo digitale, fare un'immersione nel reale, e il teatro è quel medium perfetto tra il mondo reale e il mondo virtuale. Quindi portare più ragazzi possibili a teatro, anche aiutandoli con le tariffe, con dei biglietti ridotti oppure anche gratis, adesso questo vedremo, però insomma è un obiettivo portarli assolutamente. Un profilo che per la regione è in grado di rispondere agli obiettivi che persegue il Teatro Stabile, che da decenni porta sul territorio regionale proposte culturali di altissimo livello. Noi abbiamo un nuovo presidente al Teatro Stabile d'Abruzzo, Misca Ruggeri, aquilano di nascita e formazione, giornalista di successo sia televisivo che su carta stampata, persona di grande cultura, e noi siamo convinti che questa sua presidenza potrà rinnovare i successi già avuti nella precedente gestione, prestigiosa presidenza di Pietrangelo Buttafuoco, alla quale si darà sicuramente continuità e che permetterà al Teatro Stabile d'Abruzzo di riconquistare pienamente sia l'agibilità fisica degli spazi, sono in corso i restauri finanziati con l'ultimo finanziamento ottenuto grazie all'intervento del ministro San Giuliano, e speriamo anzi di poter nel 2026 con la Capitale Italiana della Cultura poter ospitare le nuove attività all'interno del rinnovato Teatro Stabile.